Si respira aria di Natale ad Aquino. Dopo l'accensione delle luminarie, l'8 dicembre è stato inaugurato il presepe artigianale posto ai piedi della Chiesa della Madonna della Libera. Arte, storia, religione, tanti gli elementi che confluiscono nell'opera che nasce dalle mani dei maestri artigiani con l'obiettivo di riscoprire le peculiarità del territorio. Noi stiamo riproponendo appunto questa scenografia dell'Aquino dei Laghi, riscoperta da una litografia del 1500, con la speranza di far conoscere il nostro territorio anche in questi termini. Credo che siamo riusciti a riproporre una bella scenografia grazie ai due autori, Fabio Vanori e Vincenzo Del Signore, che anche quest'anno ci hanno dato una grossa mano per allestire questo bellissimo presepe. In pratica noi quello che abbiamo fatto in sostanza è riunificare la rievocazione storica con la rievocazione religiosa del periodo dell'Ottocento, perché prima questa era una zona costituita da laghi che poi sono spariti perché sono stati prosciugati. L'evento è stato rallegrato dalla musica di tanti bambini che, come i menestrelli del presepe, hanno intonato canti natalizi ai piedi della Natività. E poi, dalla tradizione enogastronomica aquinate, è stata riproposta un'antica bevanda invernale che ha ulteriormente impreziosito la notte dell'8 dicembre. Il richiamo dei giardini della Chiesa della Madonna della Libera, questa monumentale chiesa che affascina l'Italia intera, il mondo intero, arricchito e impreziosito di questo meraviglioso presepe, a mio avviso in qualche modo rende l'area visitabile alle tante persone che vedono un ricco programma e vedono davvero una città Aquino che diventa ospitale e vive il Natale davvero in una maniera calorosa, affettuosa e piena di significati.